Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continuiamo la nostra rassegna dei giocatori migliori ruolo per ruolo e lo facciamo con gli attaccanti, un ruolo molto delicato visto che c'è una netta spaccatura tra quelli che sono i giocatori top e i giocatori intermedi. Cerchiamo oggi di vedere in maniera abbastanza bilanciata quali sono i migliori in questo ruolo. Se parliamo ovviamente di attaccanti, quest'anno bisogna partire assolutamente dal re, R9. Che cosa è questo giocatore quest'anno? Ovviamente lo conosciamo benissimo, 1,83 m, 5 skill e 5 piede debole, un work rate che sembrerebbe penalizzarlo, ma in realtà non è così, perché lui ovviamente sta lì, fa il suo, butta dentro tutto quello che c'è da buttare. Veloce perché gli hanno messo anche il playstyle del razzo plus, c'ha il tecnico, c'ha il tiro a giro argento, una carta veramente spaziale che vale dal primo fino all'ultimo credito. E se ci avete soldi e volete provare un giocatore che magari sugli scorsi titoli non avete testato, quest'anno è l'anno giusto. Poi capiterà che anche lui sbaglia dei gol, perché purtroppo sappiamo questo gioco come è fatto, i gol li sbagliano tutti, però R9 quest'anno vi dà una soddisfazione unica nell'andare a giocarlo. Così come un'altra carta molto soddisfacente nel suo utilizzo è la R9 donna, ovvero Mia M. Una carta molto carina da utilizzare grazie al suo 5-5 e al suo 1,65 m di altezza, che la rende praticamente un demone palla al piede in termini di agilità quando vi andate a muovere, soprattutto con la levetta o quando fate qualche skill tipo la suola, lo scoop turn, l'elastico, eccetera. Molto veloce, palla al piede, dotata di una finalizzazione anche in questo caso spaziale, playstyle del Power Shot Plus, questa vitrina praticamente delle bombe in porta in 0,1 secondi, tiro a giro argento, così come argento c'è anche il passo veloce e il rapido che la rendono veramente completa. Quindi anche lei, se cercate un attaccante che non sia R9 perché magari non ci arrivate, con la Mia M andate sul sicuro. Terzo posto, pari merito per Kylian Mbappé e David Ginola, sui quali va fatto un po' un discorso parallelo ma distinto, perché sono entrambi due giocatori perfetti, Ginola ancora di più visto che ha il 5 di piede debole, ma entrambi vanno tantissimo via in velocità con i doppi passi, entrambi si muovono molto bene palla al piede, entrambi sanno anche skillare visto il 5 di skill, entrambi speed boostano tanto con il doppio passo, entrambi quando si tratta di dover buttare la porta a terra lo fanno. Qual è la differenza sostanziale tra i due? Fondamentalmente il playstyle plus tra rapido e tecnico siamo lì. Ginola però è un giocatore meno ignorante rispetto a Mbappé. Cosa vuol dire? Che Mbappé appunto è un giocatore che è un po' più, diciamo, friendly per quei giocatori che tirano proprio dritto per dritto, quindi corri e basta. Invece Ginola è un giocatore un po' più particolare, gli devi mettere ogni tanto la palletta alta, la spizzata, appunto spammare un po' di corsa controllata per sfruttare il suo tecnico, quindi ci sono tutta una serie di accortezze che vanno prese con Ginola. Quindi se siete dei giocatori un po' più basic, io vi direi Mbappé, se siete un po' più hardcore andate di Ginola, perché poi questo vince una quantità di rimpalli che è impressionante. Quinto o quarto posto, se vogliamo, per Eusebioski. Carta che è uscita tramite SBC ed è questo il motivo per il quale io lo vado ad inserire, visto che dura 2 mesi quella sfida e voi quando ve l'andate a completare comunque vi portate a casa un attaccante d'elite. 4 skill, 5 piede debole, un demonio come si gira questo palla al piede, destro sinistro per lui non fanno differenza, butta le porte a terra, c'è il rapido plus, il passo veloce, anche il power shot argento per ridurre un po' il caricamento del tiro potente. Insomma, Eusebio sembrerebbe essere tornato un po' quel giocatore che avevamo imparato ad ammirare negli scorsi titoli, in particolare se ricorderete su FIFA 20 Eusebio era qualcosa veramente di incredibile. E qui sapete che mi batte forte il cuore, perché ovviamente se parliamo di attaccanti io vi piazzo anche la Alexia Putellas, perché un po' come Eusebio lei può tranquillamente fare l'attaccante in moduli a 2 o in moduli comunque che hanno dei giocatori vicini come il 4-3-2-1 serenamente, e parlano per lei le statistiche: 700 partite, 615 gol e 400 assist, una roba veramente allucinante. 5-5, una delle carte con le quali più mi sto divertendo quest'anno, sarà uscita probabilmente quando vedete questo video anche la versione speciale, che ovviamente varranno le cose che sto dicendo per questa carta anche per la prossima versione. Molto rapida, soprattutto su next gen, corre a dispetto di quell'82 di velocità, finalizza che è una bellezza grazie anche al 5 piede debole, passa molto bene la palla grazie ai suoi playstyle, perché a dispetto di quello che si può pensare questi playstyle argento si sentono, e a dispetto di
di quello che si può pensare, questo primo controllo per un giocatore che si trova in fase offensiva è molto comodo, perché di solito l'ultimo passaggio che si fa alla punta magari è il drive and pass, e lei col primo controllo tiene la palla subito incollata e disponibile a calciare in porta. Quindi lei la piazzo assolutamente all'interno di questa mia personalissima classifica. Ulteriore giocatore che a me è piaciuto tanto e che giocavo in coppia proprio con la Putellas è Jairzinho. 1,73 m, 5 skill, 4 piede debole, si muove benissimo palla al piede, è molto rapido, anche lui magari fa un po' fatica ad andare via in campo aperto nonostante il 91 di velocità perché è un po' piccolino, quindi quelle gambette non gli permettono di prendere chissà che campo contro difensori molto alti alla Virgil, però skilla, finalizza molto bene, sa passare il pallone, si muove bene con la levetta e in più anche lui c'ha un bel playstyle plus che è il rapido, c'ha il passo veloce argento, il power shot argento e la trivela argento che serve sempre, sappiamo quanto sia forte la trivela quest'anno. Scendiamo adesso un po' più nella fascia diciamo intermedia, ovvero quella presidiata dalle versioni di Son. Son, giocatore che conosciamo bene, quest'anno è ritornato un demone, 4 skill, 5 piede debole, 1,83 m, fortissimo soprattutto per il suo tiro a giro plus. Tiro a giro plus che è stato un po' depotenziato, ma questi giocatori rimangono dei giocatori assolutamente molto 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 validi. Sto Son tira bene in porta, passa bene la palla, magari anche lui fa un po' fatica a prendere campo perché risulta meno agile rispetto ai giocatori che abbiamo visto, risulta alle volte un po' un tronchetto sotto questo punto di vista, visto il suo 1,83 m, però me lo devo andare assolutamente ad inserire all'interno di questa top attaccanti. Così come anche qui mi scende un po' la lacrimuccia perché vi devo piazzare mio figlio, Kenny Dalglish. 1,73 m, 4 skill, 5 piede debole, un po' come Eusebio, anche lui è ritornato dopo FIFA 20 dove era stato praticamente uno dei miei giocatori preferiti. Rapido, però rapido non ad andare via in campo aperto visto che è piccolino, finalizza molto bene, bene il passaggio corto per servire con la X il compagno di reparto, molto agile con la levetta, questo è veramente qualcosa di incredibile, ottimi playstyle argento, ma soprattutto bene bene il playstyle plus del tiro di precisione che ormai abbiamo imparato a conoscere, che è abbinato poi al 5 piede debole come Son, dà una grandissima imprevedibilità a questo giocatore. Un altro giocatore che all'inizio è stato tanto sottovalutato ma che per me deve assolutamente stare in questa classifica è João Pedro nella versione Road to the Knockouts. 4 skill e 4 piede debole, 1,82 m, una carta che può ricoprire svariati ruoli per le ibride, ovvero la TT, la T e il COC, velocissimo con i doppi passi visto che comunque 1,82 m, quindi prende tanto campo, finalizza bene a 92-87 di potenza tiro, anche agile paradossalmente visto che ha 97 di agilità o 75 di equilibrio, 87 di reattività, non ce ne può fregare di meno di quel 40 di aggressività che gli abbassa in maniera incredibile il fisico, che però in realtà è ottimo perché ha 99 di resistenza, 95 di resistenza, 99 di elevazione, 83 di forza. In questo caso i playstyle sono molto carenti, però ha comunque un rapido argento che in fase di conduzione di palla il suo lo fa. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vi ricordo come al solito di farmi sapere nei commenti quali sono i vostri attaccanti preferiti, quali state utilizzando e che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. E non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao.